nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo splendore della tua gloria, concedi al tuo popolo di venerare con fede viva e di celebrare con sincero amore il grande mistero dell'Incarnazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Giudici. E in quei giorni c'era un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevante inebriante e non mangiare nulla di impuro, poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà chiamato un Nazireo, di Dio figlio del seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei». La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me, e aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevanda inebriante, e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un Nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte». E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui. Parola di Dio. Canterò senza fine la tua gloria, Signore. Canterò senza fine.
la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Canterò senza fine la tua gloria, Signore. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio. Farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Canterò senza fine la tua gloria, Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, li toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore». Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto
e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La più grande disgrazia che poteva capitare a una coppia di ebrei era proprio quella di non poter avere figli. Infatti abbiamo sentito nel brano del Vangelo che la vergogna era stata tolta dalla casa di Zaccaria. La prima benedizione data da Dio all'uomo e alla donna era proprio legata alla possibilità di trasmettere la vita. Inoltre, nel corso dei secoli, quando l'attesa del Messia aveva ancora di più riempito il significato, la procreazione, la sterilità era diventata la prova dell'esclusione perpetua del piano di Dio. Qui ci troviamo davanti a due annunciazioni, quella che abbiamo letto nella prima lettura e poi nel Vangelo, quando Zaccaria si trova nel Tempio perché era sacerdote e quindi era l'ora dell'incenso e doveva offrire l'incenso al Signore. Zaccaria era il marito di Elisabetta, la cugina della Madonna. Erano ormai anziani ed Elisabetta era sterile. Quindi per lei sempre nascosta, perché non poteva generare figli. Che cosa succede? Che sempre quell'arcangelo che è stato da Maria, Gabriele, va nell'ora dell'incenso e dirà a Zaccaria che cosa? Che si unirà a sua moglie e concepiranno un figlio. Zaccaria che cosa fa? Dubita, ride. E l'arcangelo gli dirà: per questo tu sarai punito, sino alla nascita di tuo figlio, diventerai muto. Qualcuno ha detto: ma anche la Madonna, quando l'arcangelo Gabriele le ha detto che sarebbe diventata la madre del Signore, ha detto: come è possibile questo? Ma la domanda della Madonna era lecita, era una ragazza di 15 anni, non era stata con nessun uomo, difatti dice: non conosco uomo, cioè non sono sposata. Ma Zaccaria, al contrario, era sposato, mentre la domanda di Maria era lecita, perché lo Spirito Santo scenderà su di te e quel che verrà generato in te
e frutto dello Spirito Santo, perché tu sarai la madre del Signore? A Zaccaria, che dubita perché manca di fede, dice: diventerai muto sino al giorno in cui tua moglie partorirà un figlio. E quando Elisabetta è incinta, ed era il sesto mese per lei, dice il Vangelo, che cosa fa Maria? Maria va in fretta verso la montagna ad Ain Karim, anche lei incinta. Lei porta il Messia nel suo grembo, Elisabetta porta il precursore Giovanni, e all'incontro di queste due madri il bambino dice: ne sussultò nel grembo, ed Elisabetta esclamerà: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Quando nascerà Giovanni Battista, il figlio di Zaccaria e di Elisabetta, che cosa succede? Succede l'altro miracolo, che ad un certo punto, quando diranno: che nome dobbiamo mettere a questo bambino? Elisabetta dirà: Giovanni. Ma gli diranno: non c'è nessuno nella tua discendenza che porti questo nome. E allora, miracolosamente, Zaccaria parla e dirà: Giovanni è il suo nome. E poi si esplode con quel cantico meraviglioso che noi cantiamo tutte le mattine alle lodi matutine: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ecco, il Signore, fratelli e sorelle, continua a visitarci. Il Signore continua a benedire ognuno di noi. Il Signore continua a darci la sua grazia, la sua benedizione, i suoi favori. E allora noi dobbiamo ringraziarlo. La messa non è altro che il ringraziamento. Ecco, lo ringraziamo perché in questi giorni noi ci stiamo preparando con la novena del Santo Natale a preparare la culla a Gesù bambino. Questa culla che noi dobbiamo preparare con tanto amore. Non è una culla fatta di fieno, di paglia, non deve essere una culla fredda, ma deve essere una culla calda, accogliente, e la culla del nostro cuore. E come gliela prepareremo noi questa culla a Gesù bambino? Con amore, amando, amore e amando gli altri. Questo è molto importante, fratelli e sorelle. E la Vergine Maria sarà contenta di questo, perché vedrà noi suoi figli come prepariamo la culla al suo figlio. E Padre Pio gioisce, perché lui la culla al bambino gliel'ha saputa preparare bene. Nella novena di Natale si preparava bene, gioiva, e non vedeva l'ora che arrivasse quella notte per poter arrivare all'altare portando quel bambino per presentarlo al Signore e dopo presentarlo al popolo di Dio. Ecco la nascita di questo bambino che è il Messia Signore per noi. Allora noi dobbiamo prendere esempio e soprattutto non dobbiamo mai dubitare, perché nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio, nulla. Vedete, nella vecchiaia Elisabetta concepisce e partorisce. Quindi nulla è impossibile a Dio, nelle malattie, nelle sofferenze. Quello che noi chiediamo con fede
se è nella volontà di Dio, ci viene concesso. Amen. Entrò Zaccaria nel tempio per presentare l'offerta dell'incenso. Eleviamo ora la nostra preghiera e possa, per i meriti di Cristo, salire gradita agli occhi di Dio. Ripetiamo insieme: aiutaci con la tua grazia, Signore. Aiutaci con la tua grazia, Signore. Fu lo Spirito del Signore ad assicurare a Sansone una forza straordinaria e a renderlo campione di tante vittorie contro i filistei. Continua, oh Signore, a concedere alla Tua Chiesa e ai singoli credenti la Tua protezione, perché riescono a superare le insidie del maligno e le ostilità del mondo. Preghiamo. Aiutaci con la Tua grazia, Signore. Il salmista ha riconosciuto in Te la sua difesa e il suo baluardo, il suo rifugio e la sua fortezza. Custodisci anche noi, Signore, all'ombra delle Tue ali e fa che sappiamo poi proclamare i prodigi e le meraviglie del Tuo amore. Preghiamo. Aiutaci con la Tua grazia, Signore. Non è l'età ad assicurare saggezza, ma la fedeltà all'alleanza e la pratica delle virtù. Aiutaci, Signore, ad avanzare negli anni con la perseveranza e la serenità di Zaccaria ed Elisabetta. Preghiamo. Aiutaci con la Tua grazia, Signore. L'annuncio di Gabriele a Zaccaria prelude a quello più grandioso che egli recherà alla Vergine Maria. La Tua grazia, Signore, ci illumini e ci porti a riconoscere in tutti gli eventi che hanno preceduto e portato a compimento la nostra redenzione una prova della Tua sapienza e del Tuo amore. Preghiamo. Aiutaci con la Tua grazia, oh Signore. E tutti i defunti che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna siano accolti nella comunione dei santi. Preghiamo. Aiutaci con la Tua grazia, oh Signore. Salvatore divino, che hai lasciato la dimora celeste per venire in nostro conforto nelle nostre rinascenti incertezze, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, benigno Padre, questi doni
che la nostra povertà depone sul tuo altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria, in lei madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, San Michele, con gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna. Per tua misericordia sia la difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
Io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Ti ringraziamo, Dio onnipotente, per i doni che ci hai dato. Suscita in noi il desiderio dei beni promessi, perché con spirito rinnovato possiamo celebrare la nascita del nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.